Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi giù per tubo, rieccoci qui su FIFA 14, pronti come al solito per simulare la partita del giorno ragazzi, che in questo caso sarà Roma contro CSKA di Mosca. Pronti subito con le formazioni ragazzi, davanti Gervinho, Iturbe e Totti ragazzi, pronti per dar spettacolo, dietro invece a centrocampo Nainggolan, Pjanic e De Rossi, mentre dietro in difesa Maicon, Torosidis e poi la coppia centrale formata da Astori e Manolas, i due nuovi acquisti dell'estate giallorossa, mentre in porta c'è il solito De Santis che proverà a non subire gol e a pararle tutte. Intanto le squadre sono già pronte per il calcio d'inizio, subito c'è CSKA che parte con Zuber per Wellblom, Dumbia d'attacco, l'attaccante di riferimento per i russi. Attenzione, subito fallo di Maicon. Forse l'arbitro vuole già ammonire per dare un'impronta a questa partita di arbitraggio. Proprio così, Maicon ammonito, Ignasievic citato sul pallone. Forse uno schema da parte del CSKA, finta, Ignasievic, il tiro sopra la traversa. De Santis comunque controllava la traiettoria, ma dopo due minuti già Maicon ammonito per la difesa della Roma. Può essere un problema per questa partita. Torosidis intanto per Gervinho. Gervinho se ne vuole andare a Mario Fernandes, poi sbaglia il passaggio in profondità per Torosidis e allora palla ancora ai russi. Vediamo, rimessa laterale da parte di Mario Fernandes, forse la perde Nainggolan, ottima la rovesciata per servire Pjanic, Totti, Pjanic, ancora Pjanic, vediamo se inventa qualcosa. Attenzione, palla dentro, Totti la lascia scorrere, Gervinho in mezzo per Totti, palo di Totti a Kimpe, poi la recupera. Ma che azione in apertura della Roma, sfiora il gol con Francesco Totti, un palo incredibile, ma la partita non si sblocca. Ancora Totti per Gervinho, può capitare la stessa azione di prima, ancora Gervinho, palla in mezzo per Totti, non arriva sulla palla, anticipato Musa, la rifà sua. Attenzione, Musa pressato, a Kimpe costretto a rilanciare lungo, però De Rossi la intercetta. Nainggolan, Nainggolan vuole servire Gervinho che prende fuori gioco, l'arbitro allora fischia e ci sarà un calcio di posizione per il CSKA. Akinfe intanto lancio lungo verso Dombia, vediamo se non riesce a prendere la palla di testa e allora finisce piano piano in palo laterale la palla. Ottima l'occasione per Totti che però ha preso solo il palo, non è riuscito a sbloccarsi quest'anno in Champions, anche se è la prima partita ragazzi. Maicon subito fa fuori Milanov e anche Musa, regola del vantaggio intanto perché aveva subito un fallo, ma Maicon è andato avanti. Totti, vediamo se inventa qualcosa, Totti per Gervinho, palla perfetta, ma la difesa del CSKA si chiude bene. Allora Torosidis sulla fascia sinistra, dentro per Nainggolan, serve Gervinho, non ha spazio, pressato addirittura tre giocatori avversari, allora per Gervinho se ne va con un rimpallo, attenzione Gervinho, il tiro poco a lato dalla destra del portiere. Che occasione per la Roma, un rimpallo fortunoso aiuta Gervinho ad andare avanti e al sedicesimo, poco, ancora per poco sfiora il gol ma non arriva. Prima Totti il palo, adesso Gervinho poco fuori, intanto CSKA pressa ma la Roma tiene palla, ancora Gervinho, vediamo se fa correre Torosidis, è così. Torosidis sulla fascia sinistra può metterla in mezzo, cross dove però non arriva nessuno, allora Iturbe, vediamo se fa qualcosa, non riesce però a liberarsi. Allora Milanov, palla sbagliata e De Rossi la recupera, Maicon, dentro per Iturbe, Musa però lo chiude e passa dietro la Kimpe, lancio lungo, dove c'è però Torosidis che sbaglia il passaggio, attenzione, possibile contropiede per il CSKA, ritorna indietro, Fernandes, palla lunga per Dumbia, attenzione, posizione regolare, Dumbia contro De Santis, De Santis la blocca a terra, poi sbaglia il rinvio, però Manolas esce di cattiveria dalla sua area di rigore. Iturbe ancora, vediamo se prova ad andare in velocità, sbaglia qui, però Pjanic la recupera, Totti ancora per Pjanic, ottima l'azione della Roma, il tiro di Pjanic, un altro palo, che sfortuna per Leone di Garcia, questo palo non vuole proprio entrare stasera. Allora proprio il CSKA in contropiede, Manolas però lo chiude benissimo. Allora Torosidis,
Fa girare palla la Roma sulla sinistra dove c'è Gervinho. Può andare in velocità Gervinho. Fernandes non lo tiene. Gervinho è più veloce. Attenzione, Gervinho. Forse sta curato con un fallo. L'arbitro dà il vantaggio. Gervinho entra nel rigore. Però l'arbitro non dà il fallo che c'era prima. Considerato la regola del vantaggio svanita. Allora, Torosidis in pressing. Non riescono a contenere gli attacchi di CSKA. I romanisti. A Zuber. Contro Astori. Lo chiude però Astori. Ottima azione difensiva. Del difensore ex Cagliari Totti. Totti, vediamo se fa correre Gervinho. Palla sbagliata il capitano e il CSKA la recupera. Zuber sulla destra per Fernandes, lungo per Tosic. Non ha spazio, era raddoppiato addirittura dai giocatori della Roma. Fernandes ancora, però trova un varco per Tosic. Palla troppo lunga. Si scusa Fernandes con il compagno. Intanto De Santi spronta il rinvio. Corto per Manolas. Manolas per Torosidis sulla sinistra, Gervinho. Vediamo se continua sulla sinistra, anzi no. Gervinho va a centrale per Totti, per Pjanic. Vede un'imbucata per i Turbe, che non riesce ad arrivare sul pallone. Allora Musa, contropiede CSKA, però la Roma è già schierata, torna indietro i giocatori russi. Palla illuminante per Tosic, attenzione, entra in rigore. Cross in mezzo, anticipato al momento del tiro da parte di Manolas, Dumbia. Allora Pjanic riparte con Totti. Vediamo se fa partire i Turbe con tutta la sua velocità. I Turbe però sbaglia malamente il passaggio e i russi la recuperano. Zuber contro Manolas. Non si passa stasera. Manolas un muro difensivo. Dumbia, attenzione, vuole il tiro, ma Nainggolan glielo impedisce. Palla lunga per Totti. Sponda, non va a buon fine. Ancora il CSKA. Manolas, ancora intervento e scivolata prezioso per gli uomini di Garcia. Tanto Gervinho sbaglia. In questo momento della partita ci sono molti errori da una parte e dall'altra. Musa non ha molto spazio, se ne vuole andare in dribbling, ma sbaglia. Allora Gervinho recupera palla per Totti. Totti là davanti fa sponda con Gervinho. Non ha spazio, allora si rifugia sulla sinistra da Nainggolan. Nainggolan però sbaglia malamente il passaggio. Molti errori. E allora Tosic se ne va in dribbling, ottimo. Lancio lungo però intercettato da Torosidis. I Turbe si è centrato l'argentino. Gervinho lungo per Nainggolan sulla sinistra. Rientra però sbaglia e perde palla. Ancora però la Roma se la fa sua e poi la riperde. Musa, attenzione, 4 minuti di recupero. Palla per Milanov, attenzione, De Santi deve uscire con i piedi e lo fa benissimo. Rilancio lungo dove non c'è nessuno, Totti non ci può arrivare. Allora c'è CSKA ancora in controllo della palla. Zuber sulla sinistra, vuole allargare il gioco, ce la fa per Nabakhnin. Palla intanto intercettata da Pjanic solo per un istante. Fallo laterale per il CSKA. Musa, Milanov. Fan girare palla ai russi. Milanov, ottimo il dribbling. Zuber sulla sinistra. Lancio lungo per Dumbia che potrebbe provare la conclusione, però si allarga troppo. E Manolas ancora una volta chiude in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della partita per i russi. Anzi, secondo, terzo, quarto, non lo so, non mi ricordo. Ignasievic intanto, De Santis la para, il tiro non irresistibile, intanto finisce qui il primo tempo con uno 0-0 allo Stadio Olimpico, un tiro per parte, anche se la Roma ha preso due pali, quindi i tiri dovrebbero essere due, un po' sballati i dati, tanto fuori Milanov, dentro Helm, direttamente dai Pokémon, il professor Helm. Allora, Maicon sulla destra, subito ricominciato il secondo tempo. Maicon chiuso da Helm, proprio lui. Allora De Rossi. Attenzione, giro palla su Pjanic, ancora De Rossi, scambio nei due. De Rossi non ha spazio per liberare il tiro, quindi si affida a Nainggolan. Palla per Pjanic, sbaglia e Musa la recupera. Allora Helm per Musa. Tosic, lancio lungo per Dumbia. Astori un po' sorpreso, poi rinviene ottimamente su Dumbia. Ai Turbe, vediamo se scatena la sua velocità. No, perché fa girare palla. Totti ha la palla il capitano. Totti allarga per Nainggolan su Torosidis. Torosidis scarta un avversario, rientra sul destro, però non ha spazio e non ha gente a cui servire palla. Tanto palla lunga per Dumbia, deve uscire un'altra volta De Santis, che poi riesce a rimanere nella sua area di rigore. Ha la palla per Astori, lungo sulla destra per Maicon. Maicon vuole dialogare con Pjanic. Pjanic, i Turbe. Attenzione, Turbe, voleva la palla per Maicon, chiudeva un ottimo triangolo, ma non ce l'ha fatta. Allora riparte CSKA, Nabakhin con Zuber sulla sinistra, vediamo se riesce a mettere il cross, non riesce.
addirittura si porta la palla sul fondo. Un altro cambio per il CSKA dentro Zagoev, lasciato fuori a sorpresa da parte dell'allenatore. Allora Maicon sulla destra vuole far correre i Turbe, che però si porta palla fuori anche se è stata deviata, quindi rimessa per la Roma. Ancora Maicon di testa, impreciso, regala un'altra rimessa a CSKA. Recupera subito palla però e la riperde la Roma. Attenzione, lancio lungo per Dumbia. Ormai questo è il piano partita. Tanto De Santis di testa per Astori. Sbaglia il passaggio. Dumbia la recupera solo per un istante. Allora Pjanic per Totti. Totti non riesce a servire i Turbe sulla destra. Palla recuperata dal CSKA. Attenzione, Dumbia. Posizione fuori gioco. Peccato per il CSKA perché era davvero solo, senza difensori, davanti al portiere. Allora Pjanic. Lancio lungo, attenzione! Totti però colto in posizione di offside. Allora ci sarà una punizione per i russi. Quando siamo già al 60esimo della ripresa, Tis che la fa sua. Attenzione con le mani per Torosidis sulla sinistra, allarga ancora per Gervinho. Gervinho dentro per Nainggolan, vediamo se la Roma conclude qualcosa in questa azione. Totti, attenzione De Rossi, ha un po' di spazio, lancio lungo per i Turbe, attenzione i Turbe è un po' da solo. Potrebbe crossare in mezzo, palla per Pjanic che non ci arriva, allora De Rossi, ma poi alla fine Akinfeev la fa sua. Vediamo allora se rilancerà lungo il portierone del CSKA verso qualche compagno. Tanto De Rossi si fa rubare palla, attenzione, palla per Dumbia, non riesce ad arrivare sulla palla però. A Nainggolan, vediamo se Nainggolan riuscirà a proseguire nell'azione d'attacco giallorossa per Pjanic. Pjanic dentro per Gervinho, attenzione Gervinho, 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 entra nel rigore, il tiro di Gervinho! Gervinho! 1-0 per la Roma! Al 68esimo, grande azione di rottura di Nainggolan. Poi la passa Gervinho e fa tutto lui! Fa tutto lui! Gervinho 1-0! L'ex Arsenal sblocca la partita! 1-0 contro il CSKA per la Roma! Grande azione di Gervinho! E vediamo se riusciranno subito a replicare i russi oppure la Roma prenderà sopravvento. Attenzione ai Turbe, palla lunga per Pjanic che non riesce ad raggiungerla. Allora Maicon in pressing, ma Helm lo fa fuori. Palla profonda per Dumbia. Forse un po' troppo lunga, ma Dumbia ci arriva. Attenzione Dumbia, palla in mezzo, De Santis. Anticipa Tosic. Alla palla lunga per De Rossi. De Rossi per Totti. Fa giocare Nainggolan, Nainggolan per Gervinho ancora. Prova a fare la stessa azione del gol. Attenzione Gervinho, ancora lui intercetta anche un pallone, ma poi la perde. La ripartenza CSKA con Dumbia dietro per Zagoev. Lancio lungo per Helm, forse troppo. Infatti ci arriva De Santis al limite dell'area di rigore. Rilancia subito per Maicon sulla destra. Vuole il triangolo, ma non c'è spazio. Allora si affida di Turbe. Vediamo se l'argentino sfoglia tutta la sua velocità. Ancora Maicon rientra sul destro per i Turbe. Attenzione i Turbe, entra nel rigore. I Turbe, passa 3-2. Attenzione, i Turbe! Juan Manuel Turbe, 2-0. Golazo di Turbe. Triangolo, andato a buon fine con Maicon. Poi entra nel rigore. Si infila tra due giocatori del CSKA. E la schieramenta dritta in porta, gran gol di Juan Manuel Iturbe. Allora il CSKA però non ci sta. Tosic dentro per Dumbia di testa, provava la sponda per Helm, ma De Santis la fa sua. Lungo ancora per Iturbe che perde palla però. Allora Zagoev per il CSKA, dentro per Helm che si fa anticipare da Manolas. Ottima la partita del greco. Palla lunga per Gervinho che non arriva. Zagoev, un'altra palla lunga per Helm, però colto in posizione di offside. Allora Manolas batte il calcio di punizione, corto per De Rossi, per i centrali per Pjanic, dentro per Totti, riesce a toccare la palla ma non precisa per Pjanic. Allora Fernandes riparte sulla fascia per Todic, fa fuori Gervinho, lo manda al bar direttamente. Palla lunghissima per Dumbia, vediamo se ci arriva, riesce a tenere in campo, cross in mezzo per Musa. Manolas, incredibile partita del greco. Allora Pjanic riparte in contropiede, attenzione Pjanic. Pjanic vuole andare da solo, non la passa nessuno. Pjanic, gioco di gambe, si va però a chiudere sulla fascia sinistra. Dribbling con la suola che però non riesce. Allora fallo laterale per la Roma. Ci va Nainggolan a batterlo, dietro per Torosidis. Non ha persona a cui passare palla. De Rossi, Maicon sulla fascia per Totti, vuole provare il tiro. Gervinho, non c'è spazio per tirare. Allora De Rossi, finta di nuovo per Totti. Allora la palla finisce tra i piedi di Tosic.
Rilancio lungo per Dumbia, che arriva di testa solo per un istante, perché c'è ancora Manolas che lo chiude. Nainggolan sulla sinistra per Gervinho, si fa anticipare da Tosic. Lancio lungo, attenzione, quando ormai scocca il 90esimo Elm sulla fascia destra. 2 minuti di recupero, Torosidis di tacco allontana il fallo laterale. Ultimi scampoli di partita tra Roma e CSKA. La Roma è in vantaggio per 2-0, ormai la partita è chiusa. Nainggolan, ultima azione forse per la Roma. Gervinho sulla sinistra contro Berezuschi, entra sul destro Gervinho, ottima la finta, ancora Gervinho, entra di rigore per Totti, Totti la può piazzare, Francesco, Pupone Totti, 3-0 al 90esimo, partita in cassaforte per la Roma, grande azione di Gervinho che la passa a Totti che non può far altro che piazzarla sul lato sinistro del portiere, dove non può arrivarci. E allora 3-0, Francesco Totti, anche lui si iscrive al tabellino dei marcatori. Finisce qui la partita, 3-0. Di nuovo la Roma in Champions torna a vincere dopo anni e anni di astinenza. Beh ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete, fate tutto quello che dite come al solito. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Wow!